Buongiorno a tutti, siamo qui con Alessio Manfredini di Villa Canapa e sono qui a Campogagliano, in questo posto meraviglioso dove lui e la sua compagna coltivano canapa e non solo, promuovono e insegnano a tutti quanti come avvicinarsi a questo prodotto che veramente ha tantissime potenzialità anche inespresse. E soprattutto lui sa tutto su questa pianta e su come insegnare le altre persone a farla diventare una fonte sia di reddito ma anche di cultura. Beh, magari sapessi tutto, non credo che mi basti una vita per imparare tutta la pianta di Sai canapa. più di tutte le persone che ho mai conosciuto. Quindi raccontaci un po' la vostra avventura qua a Villa Canapa, cosa fate? Beh, allora, Villa Canapa nasce da un progetto da tanti anni che si protrae e si costruisce passo per passo. È una struttura, è un luogo che ospita non solo appassionati di canapicoltura o anche imprenditori che vogliono imprendere in canapa, ma anche persone che vogliono conoscere un ingrediente nuovo della vita di tutti i giorni, che può essere molto importante anche per il ben vivere, perché è una pianta che dà molto benessere. Noi la valorizziamo qui a Villa Canapa sia nel ristorante e quindi nella lavorazione del seme, da cui facciamo il latte, la farina e l'olio, e nelle camere dove abbiamo la possibilità di ospitare le persone interessate anche all'aspetto formativo e a venirci a trovare durante le giornate di lavoro in campo, con i tessuti di canapa, le lenzuola e anche la piccola cosmesi che facciamo trovare loro nei bagni. Siamo a disposizione per far conoscere prodotti di canapa in 360 gradi, che sono quelli che sono presenti all'interno dell'azienda. La canapa è all'interno di un parco naturale e quindi è anche un ambiente molto estivo, dedito anche a punti di ritrovo, feste. È un ambiente dove poter socializzare e parlare di canapa senza tabù e cercare di scoprirla nel modo migliore per gli usi che se ne possono fare. Direi che questa più o meno è l'idea di Villa Canapa e anche quella di aiutare i canapicoltori del domani, in modo da poter permettere loro di avere meno difficoltà in un ambiente imprenditoriale che sta emergendo e che sta crescendo per necessità, perché appunto questa è una pianta che per le green economy è un sine qua non, non si può parlare di green economy, secondo me, in Emilia-Romagna, senza parlare dell'ottimizzazione che possiamo avere sulle caratteristiche della canapa e sulle capacità produttive che abbiamo qui in Italia come canapicoltori. E quindi ecco perché serve ripartire, riparlare, reinsegnare anche quelli che sono gli utilizzi che si fanno, forse più corretti rispetto al mero fumare. Perché l'Italia, ricordiamolo, è stata uno dei più grandi produttori di canapa al mondo. Sì, lo siamo stati per secoli, secoli e secoli, e per quanto se ne voglia dire, da Carlo Magno ai Romani, è sempre stata utilizzata in tutte le sue parti, non si è mai buttato via nulla e il fiore ha sempre avuto le sue valenze, mediche, curative. I semi hanno sempre avuto una forte caratteristica anche nell'aspetto nutrizionale delle diete mediterranee. Ci sono tantissime ricette, anche molto antiche, per esempio di infusi, decotti, semolini che si facevano con la canapa e che poi si usavano per esempio come impacchi anche per diverse malattie della pelle o anche il fuoco di Sant'Antonio. Insomma, la canapa è una pianta storica molto antica che in Italia trova le condizioni migliori per la sua crescita e la canapa sativa da noi cresce davvero talmente tanto bene che siamo in grado di realizzare alcuni prodotti eccezionali. Abbiamo davvero la possibilità di essere tra i principali competitor mondiali. Lo eravamo in passato e per le condizioni che non sono cambiate lo possiamo essere in futuro. Serve tanto, bisogna Bisogna fare tanto lavorare. lavoro, sì, un tanto lavoro soprattutto di formazione, perché serve capire che non è solo infiorescenza, ma e non è solo THC, non è solo CBD, ma sono più di 550 i principi attivi al suo interno, ognuno ha un suo contenuto, ognuno ha una sua caratteristica utile e si può lavorare in modo tale da poter migliorare le condizioni anche di questo fitocomplesso per le condizioni
anche del benessere umano. Per cui è una pianta dove speriamo anche un domani di poter fare genetiche, così come si facevano una volta anche in Italia. Ma a oggi il progetto di Vira Canapa rimane nel formare le aziende agricole che vogliono coltivare canapa industriale, che vogliono realizzare più prodotti e più economie alternative a quelle che possono essere le economie di oggi e l'agricoltura attuale. La canapa è un'ottima risorsa per generare e migliorare i terreni, ha un valore ambientale molto importante, ma è anche una risorsa economica per molte aziende agricole che devono riscoprire un'agricoltura più in naturalezza. Un po', come dire, il vantaggio della canapa è che non richiede pesticidi, non richiede diserbi, non richiede trattamenti specifici, per cui avvicina già l'agricoltore, volendo o nolendo, a un tipo di agricoltura più naturale, più attenta all'ecosistema. E oltretutto è una pianta che aiuta l'ecosistema anche a digerire un po' gli errori che l'uomo sta facendo, un po' così Assorbe come anche l'assorbimento. l'inquinamento, no? Tantissimo, tantissimo. Per cui andrebbe considerata e inserita alle volte nelle colture solamente per quello, oltre che aggiungere al valore nutrizionale di tantissimi prodotti con le sue caratteristiche di ingredienti. Faccio un esempio: quando noi raccogliamo la canapa, raccogliamo il seme, e il seme, una volta lavorato, dà vita a una farina e un olio che possono arricchire qualsiasi prodotto alimentare di caratteristiche antiossidanti, quindi aiutano la vita del prodotto, di caratteristiche di grassi essenziali, quindi di un apporto nutrizionale, insomma. La canapa è un prodotto eccezionale, non solo dal punto di vista della classica fibra che tutti conosciamo, dove qui in Emilia eravamo fortissimi nella produzione, ma anche negli alimenti e anche nella cosmesi è una pianta di tutto rispetto. La materia prima può dare vita a tante economie che danno da lavorare a una trama di imprenditori locali, per cui con questa materia si può andare dall'architetto, si può andare dal geometra, con questa materia si può andare dal cartaio, dal mastro cartaio, dal mastro birraio, Dal pasticcere, dal come va? pasticcere. Possiamo variare in tantissimi settori. Una volta qui in Emilia-Romagna, in tante città, si teneva sempre presente che i canapai erano coloro che rendevano un po' più ricche le città, perché portavano questa materia che era in grado di dar da lavorare un po' a tutti gli artigiani. Oggi con le tecnologie del 2020 siamo in grado di fare molto di più di quello che facevano i nostri nonni. Non è cambiata la capacità produttiva, anzi, sono migliorate le tecnologie, per cui tornare a quelli che possono essere i vecchi splendori non sarebbe poi così impossibile, anzi, è tutto fattibile. Si tratta di riprendere un po' in mano quella che è una cultura che per tanti anni è stata assoggettata a una comunicazione persuasiva e assoggettata a dei vincoli tali per cui non poteva esserci un approfondimento, non c'era modo di scambiarsi, c'è stato proprio per diversi anni un reato che era istigazione alla coltivazione, istigazione al reato quando si parlava di canapa, quindi la cultura è stata proprio vietata, cioè il termine anche canapa era sostanzialmente vietata la sua diffusione. Oggi con internet, oggi con le nuove tecnologie, oggi con un mondo che riprende la canapa, con una serie di stati che la legalizzano, una serie di stati che la rimettono a disposizione delle persone, diventa un argomento anche per l'Italia. Quindi al di là dei referendum che legalizzano la cannabis in generale, soprattutto la cannabis medica per i malati, anche la canapa ha bisogno un po' di aiuto da parte del governo, da parte degli stati, ma anche da parte di noi piccoli agricoltori, che dobbiamo piano piano reinserirla, reintegrarla all'interno delle nostre culture, così come i nostri governi dovranno piano piano iniziare a parlarne un po' di più e a pensare che sia un po' meno un tabù. Questo è un po' come la vediamo. Qui cerchiamo di parlare di canapa a 360 gradi senza nessun timore. E di riuscire a farne degli utili vantaggi per le persone, un po' in tutti i sensi. Allora Alessio, io l'anno scorso ho iniziato a coltivare la canapa nella mia azienda agricola e mi sono stupita del fatto che alla fine non sia una roba così complicata, a parte il fatto che ho dovuto comprare 5 kg di semi per poter iniziare, quindi avrò semi per anni e anni e anni,
Ma perché la mia coltivazione è molto piccolina, ma non è stato così difficile, sono stata seguita dalle associazioni di categoria che mi hanno spiegato tutto, però non ci vuole chissà che genio per farlo, e soprattutto non è così rischioso e non si fanno delle cose che sono al limite del legale come in tanti pensano. Quindi, per dare un aiuto a chi vuole cominciare da zero a coltivare la canapa, cosa possiamo dire? Beh, possiamo dire intanto di informarsi sulla legge, che è la 242 del 2016 in particolare, quindi quella più recente, che poi è stata rivista anche nel 2018, in particolare dal senatore Montero. Questa 242 del 2016, da ricordare, è la legge che ci tutela e che va a regolamentare in una decina di articoli quelli che sono gli obblighi e anche le competenze, i doveri, i diritti e i doveri del canapicoltore. L'unico obbligo da parte del canapicoltore è quello di mantenere, oltre che un fascicolo aziendale, diciamo, ordinato, soprattutto mantenere quello che è il cartellino e la trasparenza della filiera, ovvero il cartellino certificato dell'acquisto del seme. Ogni sacco di seme ha un cartellino che indica il fatto che quella varietà è una varietà controllata che darà vita a una pianta priva di THC o perlomeno con di THC entro la norma di legge. Il cartellino bisogna mantenerlo in azienda, bisogna fare comunque, anche se non è più d'obbligo, una dichiarazione di avvenuta semina è di buon senso farla, quindi noi consigliamo tutti comunque di dichiarare alle forze dell'ordine che viene coltivata in quel mappale o in quel foglio, in quella particella canapa. Questo è utile onde evitare spiacevoli sconvenienti successivi. Il fatto che comunque ci possa essere un controllo in campo è una cosa del tutto normale. Questo avviene un po' per tutte le aziende agricole che richiedono contributi o finanziamenti. Sono le forze dell'ordine in capo ai carabinieri, ma del gruppo forestale che si possono occupare della verifica delle nostre coltivazioni e lo fanno così come fanno le coltivazioni e le verifiche anche del mais oppure anche di qualsiasi piantumazione che richieda poi dei contributi o dei finanziamenti. Non c'è nulla da temere, soprattutto se il prodotto ovviamente è consono a quello che si è coltivato. La pianta di canapa e le varietà specifiche iscritte nell'elenco coltivabile europeo ogni anno vengono modificate e verificate dai genetisti in modo tale che tutte diano vita a piante che non superano i contenuti di THC previsti dalla legge. Per di più in Italia rispetto all'Europa abbiamo un vantaggio di contenuto, abbiamo questo parametro di uno 0,6 che rispetto ad altri canapai in Europa ci tutela maggiormente in campo. Vuol dire che se anche le nostre piante possono sforare, perché rispetto al resto d'Europa il raggiamento solare può essere più importante, riusciamo ad avere dei contenuti con una flessibilità più ampia all'interno delle aziende. Non si rischia il penale così come alle volte si sente dire. Non è una pianta infernale, non è una pianta impossibile da coltivare. Pensiamo anzi ai nostri nonni che la coltivavano senza le tecnologie di oggi. Quindi anche la coltivazione stessa è una coltivazione di una pianta rustica che spesso non richiede degli accorgimenti specifici. Quindi, coltivare canapa significa avere un buon terreno, ovviamente sapere come prepararlo, sapere quali sono le necessità di assorbimento della pianta e seminare, acquistare il seme con il cartellino certificato. È una buona pratica quella di dichiarare l'avvenuta semina, che non è una denuncia di coltivazione di marijuana, è semplicemente una dichiarazione di avvenuta semina come si fa con tante altre Sì, io ho chiamato i carabinieri, ho piante. detto ho iniziato a Ma si può coltivare. mandare anche direttamente una Una mail, PEC, una sì. mail, insomma, ecco. L'importante è che, come chiarisce la 242, sia un'azienda agricola o una forma, diciamo, associazionistica sperimentale, ecco, ma non il privato. Il privato oggi ancora non può coltivare cannabis. L'importante è chiarire questo. È un prodotto agricolo e come tale va, dato in mano a chi produce prodotti agricoli, quindi alle aziende agricole prevalentemente, che ne possono fare tantissimi utilizzi. Varia il metodo di coltivo, variano i metodi di semina, ma sostanzialmente non serve altro fuorché terra e acqua, I semi. oltretutto i semi. Oltretutto è una pianta che richiede pochissima acqua in ambito industriale, quindi non è detto che serva nemmeno dare acqua durante l'anno. Può essere sufficiente dare un pochino al letto di semina per inumidire la germinazione, ecco. Non serve tanto.
Altro non c'è, quindi ribadendo, cartellino sempre ben presente anche in azienda, ma anche vicino alle piante, una fotocopia della varietà in modo tale che dovesse esserci un controllo, si sappia già identificare la provenienza della filiera. E sarebbe buona cosa, ma questo al di là dell'aspetto, diciamo, normativo. Sarebbe una buona cosa già farsi un'idea del prodotto da realizzare, perché la pianta di canapa può dar vita a tante produzioni. Quindi, in funzione a questo, decidere già a monte, prima di coltivare, quale metodo di coltivo applicare per ottenere un risultato migliore al fine di ottenere un prodotto finito migliore. Questo è Anche poi. per la raccolta, immagino, perché Certo. dipende se uno vuole fare qualcosa con una raccolta manuale o con una raccolta invece Sì. meccanizzata. Sì, noi per esempio qui durante l'anno facciamo vedere le lavorazioni manuali prevalentemente e in tempi di raccolta diversi a seconda delle condizioni naturali. Noi raccogliamo il tempo di raccolta per il punto balsamico, quindi per gli oli essenziali, abbiamo la raccolta per la fibra con una maturazione della fibra tecnica, abbiamo una raccolta per il seme, abbiamo una raccolta anche per i contenuti di fitocannabinoidi, quindi il momento in cui i cannabinoidi, come per esempio il CBD, sono più in alto di percentuale. Abbiamo diverse tipologie di raccolte che dalla canapa industriale possono dar vita a diversi prodotti. Quindi il vantaggio di questa pianta, oltre al fatto che in Emilia-Romagna cresce e ottimizza tanto i campi e le produzioni da grandi quantità, è quello che con il tessuto locale noi possiamo davvero fare tutte le produzioni, possiamo sostituire buona parte della plastica, buona parte degli elementi edili, buona parte dei combustibili, possiamo davvero fare tanto con questa pianta. E non serve altro fuorché iniziare a ricoltivarla, perché poi una volta avendola a disposizione, poi i trasformatori e le maestrie faranno il resto. Sì, Ecco. forse la cosa più complicata è stata aprire l'azienda agricola, nel Sì. senso che però hai un'assistenza e o per competenze o perché le acquisisci, non è poi difficile fare neanche No, quello. anzi, noi ci mettiamo a disposizione di chi ha bisogno di fare i primi passi. Sono primi passi che devono essere leggeri per l'imprenditore e quindi ha bisogno alle volte di essere accompagnato in modo tale da non sentirsi un po' tutta l'ansia che questo settore merceologico può dare, perché appunto è un settore merceologico che va capito, va chiarito e alle volte è necessario soffermarsi e dare il peso alle giuste parole, perché già quando si parla di canapa c'è effetto, quando si parla di cannabis abbiamo un altro Sì, effetto, l'allerta è pur differente. ragionando sulla binomenclatura della stessa pianta. Quindi Quindi è la stessa pianta. Chiariamo questa cosa perché tantissime sì. persone non sanno che parliamo sempre della stessa pianta. Cosa cambia quando c'è il THC più alto, e più basso? Allora, beh, possono cambiare i ceppi, diciamo, di varietà, ma sostanzialmente canapa e cannabis è la stessa cosa, uno in italiano volgare, l'altro in latino, ma quella è la binomenclatura data a tutte le piante, come Salice, Salix, Babilonica, Salix iberica, in questo caso cannabis sativa, cannabis indica, ecco, che derivano da provenienze diverse, quindi l'indica ovviamente è più proveniente dalle zone Dall'India. indiane, ecco, la sativa è più nostrana, è più una pianta europea. E variano nei suoi chemiotipi, quindi nei rapporti che hanno tra THC e CBD, dalla cannabis medica alla cannabis industriale a quella che adesso è stata anche definita la cannabis light in Italia. Diciamo che in altre parti del mondo questi chemiotipi sarebbero di più, bisognerebbe rappresentarli in modo diverso, ma qui in Italia possiamo parlare intanto di questi tre sostanzialmente ceppi, che sono dati da rapporti di contenuti differenti. La cannabis medica, che è trovabile in farmacia in Italia, è prescrivibile attraverso i dottori di base, è una pianta che può arrivare a dei contenuti di THC anche molto elevati, quindi può arrivare anche al 20 e oltre per cento di THC, e ha degli effetti medici notevoli ormai, non bisogna neanche parlarne, direi che ormai si sa in tutto il mondo che la cannabis ha degli effetti curativi molto importanti. E poi abbiamo la cannabis light, diciamo che è un po' questo fenomeno che si è sviluppato dopo il 2016 circa in Italia, che prevede varietà con bassissimo contenuto di THC e alto contenuto di CBD.
Ora, il CBD è un metabolita che si è scoperto più o meno negli anni 80 e è un metabolita che ha l'effetto agonista e antagonista del THC, per cui se da una parte il THC può essere euforizzante, antidolorifico, ma ha tante caratteristiche, dall'altra parte il CBD ha tantissime caratteristiche curative, ma soprattutto è antagonista, nel senso che è meno rilassante, quindi al contrario, è sedante, è un antispasmodico ed ha delle caratteristiche che noi dalla campagna, anche non solo nella cannabis light, ma anche e soprattutto nella canapa industriale, possiamo trarre beneficio. Il CBD è contenuto in tutte le piante di canapa, sia nelle cannabis medica che nella canapa industriale, però varia in termini di contenuto. Nella cannabis light può arrivare anche attorno al 20% di CBD, ma rimane il THC molto basso. Nella canapa industriale tendenzialmente non supera l'8%, ma in casi anche rari, nella media può essere un 5% di CBD che si trova nella canapa industriale. Ma questi contenuti, questi fitocannabinoidi, hanno una valenza farmacologica. In funzione del loro rapporto si suddivide il chemiotipo, quindi si dà una sorta di divisione delle tipologie di cannabis, che però rimane sempre un'unica specie, di cui tante piante, che hanno tanti rapporti diversi. Stesso genere? Sì, Sì. ecco, qui c'è una pecca un po' ancora nel sistema italiano, nel sistema medico italiano. Per esempio, nei dispensari americani stiamo imparando che la necessità, cioè l'opportunità, pardon, di utilizzare più varietà aiuta tanto il rapporto poi di cura con le diverse malattie. Quindi se a differenza del mercato, del nostro comparto, no, utilizzassimo più varietà di canapa, avremmo la possibilità di coprire più spettri di malattie. Oggi in Italia sul comparto cannabis medica sono poche le varietà che si possono coltivare o che vengono coltivate per creare un prodotto medico. Nella cannabis light, che non è ancora normata più di tanto come settore, invece sono varietà in continuo sviluppo, e nella canapa industriale, dove abbiamo già diverse varietà, ormai si continuano a cercare sempre nuove varietà con contenuti di CBD più alti, proprio perché è effettivamente un metabolita molto utile. Noi qui a Villa Canapa lo scopriamo tutti i giorni nell'olio da massaggio. Anche il vantaggio del CBD, perché uno dei primi prodotti che abbiamo fatto col CBD è stato un olio da massaggio, qui 8 anni fa abbiamo richiesto la prima proveniente ministeriale. E qui abbiamo proprio delle stanze dove mettiamo a disposizione gli oli da massaggio che prepariamo, che sono naturalmente ricchi anche di CBD. L'uso topico della canapa, anche dalla canapa industriale, cioè di questi contenuti, ma presi anche dalla canapa industriale, sono molto molto vantaggiosi, che lo vedi un po' su tutte le forme di artriti, come c'è un vantaggio più rapido rispetto all'uso di altri oli. Sì, io l'ho notato molto anche per uso topico in caso di dermatiti, perché lo uso per fare degli unguenti e veramente è Io te lo ottimo. dico come ex massaggiatore, perché una delle cose che ho fatto è fare il massaggiatore, tra i miei tanti lavori. E mi preparavo sempre gli oli da massaggio con un po' tutte le mie essenze, facevo un po' tutti i miei magheggi, ecco, diciamo. Ma nelle preparazioni olistiche ho iniziato a inserire la canapa e da quando ho iniziato a inserire l'olio di semi di canapa, in più l'estratto di fiori, fatto peraltro con acqua e ghiaccio, quindi con nulla di nessun solvente che possa creare effetti collaterali. E ho iniziato a avere dei vantaggi tali per cui le persone piano piano mi davano dimostrazione di una benevolenza di questo fiore incredibile. Tant'è che mi piace sempre ricordarlo, qui siamo Campogalliano, un paese comunque di origine anche romana, e Mirabilius effectum bonum è quello che dicevano i romani di questa pianta. Quindi sì, ci si meraviglia tutt'oggi, anche nel 2020, di come i prodotti derivati o trasformati possono essere utili alle persone e non creano gli effetti collaterali che per tanti anni ci hanno propinato, non avendo una possibilità di contraddittorio. Certo, è stata una decisione politica quella di togliere la canapa un L'interesse pochino, sì. economico-politico, sicuramente un'economia popolare, da noi in Emilia-Romagna diffusa come l'acqua o come il vino, che però è stata poi messa in mano a pochi eletti o a pochi disgraziati, non so in questo caso, ma Sì, esatto. ecco. Bene, io ti ringrazio perché penso sia Ma stato grazie a te. chiarissimo e spero che questa intervista sia utile a tutti quelli che mi hanno chiesto come facciamo a coltivare la canapa? È possibile? Aiutaci. Certo. Questo secondo me
È un'introduzione che vi aiuterà molto e poi se volete approfondire vi lascerò comunque i riferimenti di Alessio e di Villa Canapa sotto qua al video. E niente, vi aspettiamo qua nel Modenese, a Campo Certo, Galliano. più siamo e meglio è, c'è tanto ancora Esatto. da coltivare. Esatto. Grazie Grazie mille. a te, ciao, Ciao. ciao ciao.